Vuole cercare di rosicchiare qualche posizione in classifica l'Eagles Aprilia, attualmente al quart'ultimo posto a 3 giornate dalla conclusione del campionato di Serie C femminile. Di fronte ha però la squadra romana del Santa Gemma in cerca di un successo, dell'undicesimo successo utile per consolidare il suo discreto campionato. Dal Palacarucci di Aprilia un cordiale buonasera da Enrico Pasquali Colussi. Giondi prova a distribuire questo pallone in avanti. Cerca di farsi luce a Terga, bella conclusione sul primo palo. Adesso prova a essere aggressiva la squadra di casa con questa iniziativa da parte di D'Alessio che calcia centrale. Bella parata da parte di Santini. Le due squadre hanno finora avuto gli stessi problemi. Attenzione a questo pallone che filtra, cerca di andarsene via. Rocchetti che calcia in porta, trova solo l'esterno della rete. Jacoboni, lancio in profondità. Prova a ripartire in transizione, adesso il Santa Gemma 3 contro 2, conclusione in porta e deviazione da parte della Jacoboni. E poi va ancora Santini a recuperare il pallone, lo porta un po' a spasso, rilancia in maniera pericolosa in avanti, aveva capito tutto Giondi, tiro però centrale, spazza via in fallo laterale questo pallone sulla pressione della Terga. Ancora questo tiro in porta, intanto che viene parato bene da Santini. Vince questo contrasto, poi un rimpallo che favorisce la sua compagna di squadra, ancora a Terga, con il sinistro a Terga, colpisce il palo, forse una deviazione in classifica delle due squadre, forse un fallo, un calcio di rigore. Rincorsa da parte di Rocchetti che calcia imparabilmente alla sinistra di Jacoboni e porta dunque in vantaggio la sua squadra, esecuzione magistrale a Terga, uno spazio davanti a sé, a Terga tergiversa, 2 contro 1 adesso per il Santa Gemma, contropiede che potrebbe concludersi positivamente, infatti è così, micidiale contropiede e rete di Giannicchi su assist di Rocchetti, 2-0 per il Santa Gemma. Attenzione a questo tiro che termina in fondo al sacco, ha accorciato le distanze l'Eagles con questa bella conclusione che ha sorpreso nettamente il portiere Santini, 2-1 dunque. C'è ancora un bel pallone intanto addomesticato dalla Rocchetti, trova un muro davanti a sé, cerca allora di mettersi in moto Lovero, pallone dentro, conclusione a colpo sicuro della Troncacci e parata di Santini che le era stato trasmesso dalle retrovie. Ancora Eagles, attenzione intanto a questo disimpegno problematico, pericolosissimo della Badagliacca, proprio dalla Giannicchi. Rinvio del portiere, attenzione intanto il palo colpito incredibilmente, si trattava quasi di autogol da parte della Giannicchi. Jacoboni in porta, rilancia di punta, prova a staccare di testa e a girarsi, poi sfortunatissima dobbiamo dire in questo caso Lovero. Momento della partita piuttosto caotico, l'Eagles può ripartire a destra con la Troncacci che mette dentro, incredibile chance fallita dalla Lovero della Boldrini di servire la Badagliacca, niente da fare anche in questo caso, anticipo secco perentorio della Rocchetti che calcia in porta e c'è comunque una bella parata da parte della Jacoboni che smanaccia in calcio d'angolo, traccia centrale per D'Alessio, poi a sinistra cerca Terga di superare l'avversaria, la ferma benissimo Rocchetti, Rocchetti pensa per un attimo alla conclusione che effettua, tiro che termina sul fondo dopo aver accarezzato il palo alla destra della Jacoboni, tanto pallonata sul volto. Il gioco però prosegue, il pallone termina in fondo al sacco, incredibile, gol del pareggio da parte dell'Eagles, un lancio a profondità che è praticamente sfilato alle spalle del portiere Santini, non è stato toccato questo pallone. D'Alessio, pronta la battuta, Giondi, arma il destro e sentenzia Santini portando in vantaggio la sua squadra, conclusione davvero spettacolare di millimetrica precisione da parte della giocatrice dell'Eagles, 3-2, partita rovesciata totalmente. Non può far molto di diverso, dobbiamo dire, la formazione ospite che deve recuperare un gol. Giannicchi pressata, attenzione alla conclusione da parte della Terga, non trova lo specchio, le ultime energie a disposizione per trovare un pari che salverebbe sicuramente la prestazione di questa serata. Terga, gran numero, conclusione e gol! Splendido gol da parte di Atterga che scaglia un siluro sotto la traversa sorprendendo Badagliacca e praticamente trovando il gol del 4-2 che chiude il discorso di questa sfida. Che guarda l'orologio e fischia adesso la fine di questo match bellissimo, l'Eagles in rimonta si impone 4-2 sul Santa Gemma, è riuscita con grande carattere a rivoltare l'inerzia e il risultato di questa partita, dunque porta a casa 3 punti la formazione di casa e con queste immagini di festa da parte dell'Eagles e di delusione del Santa Gemma
Vi salutiamo, un cordiale saluto e ringraziamento agli amici di Mondo Futsal, da Enrico Pasquali Coluzzi in voce, da Gianfranco Marceddu che ha operato le riprese televisive.